Buonasera amici del Tomo Polveroso. Ancora una volta i grilli annunciano le nostre voci. Ma quel frinire di pettine che abbiamo scelto per introdurci nella tanto cara atmosfera notturna è ormai, almeno da queste parti ovviamente, un ricordo della calda stagione da poco passata. È l'autunno, infatti, il protagonista di questo tempo. Un tempo che pare rallentare, come sospeso in un'atmosfera che sa di magia, o meglio, alchimia. Ovunque adesso, nel verde spuntano riflessi dorati e perfino la luce del sole, ora, pare meno accecante e piuttosto brillante, rilucente, proprio come l'oro. E l'autunno, per molti, me inclusa, è il re tra le stagioni, sovrano indiscusso di quel cambiare, del trasformare, che è caratteristico di quelle fasi cicliche del tempo della Terra a tutti note appunto come stagioni. Un ripetersi di anno in anno di periodi caratterizzati da un certo grado di temperature, dalla fioritura o dalla morte apparente della vegetazione, dal tempo che sembra cedere terreno alle tenebre in alcuni casi, al giorno in altri. Un ciclo perpetuo, passatemi l'espressione, che come un cerchio pare non avere un inizio né una fine. Eppure a guardar bene, forse proprio dall'autunno tutto comincia, o meglio, ricomincia ogni volta. Forse perché, come ricorda una nota perla di saggezza, occorre svuotare per poter riempire. E così funziona, evidentemente, la natura, che si libera di ciò che sta fuori affinché dall'interno il nutrimento possa rafforzare l'essenza da far rigermogliare all'esterno, visibile per tutti, quando il tempo è maturo. L'autunno, insomma, ricorda un annuale lockdown per la natura. Un annuale riposo da ciò che è fuori perché l'attenzione e la cura siano rivolte all'interno. Un annuale momento di pausa per tutti quelli che hanno bisogno, periodicamente, di stare con sé. E in una notte tipicamente autunnale come questa, in cui il bagliore dei lampi ancora lontani dietro le montagne illuminano la notte, in cui i grilli tacciono e la natura tutta pare avvolta da un sonno misterico, magico, alchemico, non posso che lasciarvi alle riflessioni di Annalisa Lullo. Bentrovati amici ascoltatori. Ancora una volta ci ritroviamo qui, grazie al Tomo Polveroso e alla saggia generosità ed accoglienza di Apuau. Una pillola particolarmente tumultuosa questa notte, che nel sentire è carica di altalenanti emozioni da liberare. L'albero lo insegna, con la sua presenza leggera, il radicamento flessibile, l'equilibrio dinamico ci mostra come fare per concedere alle foglie di cadere e far accadere la magia, quella della pura nudità, donando alla terra nutrimento, protezione ed essere pronto al suo prossimo sbocciare. Questo osservo, questo apprendo e provo a farlo nel cuore, con amore, per me stessa, per farlo con te, in tenerezza, sempre grata all'occasione che la vita mi porta davanti, attraverso persone, situazioni, dinamiche che mi insegnano a cedere senza più controllo, donandomi la meraviglia della resa.
Oggi scrivere e raccontare mi aiuta a fare questo, a fermarmi, ascoltarmi, fare chiarezza e lasciare andare quel che non serve più trattenere. E così fare spazio al nuovo, consentendogli di entrare e germogliare. Senza più resistere, l'autunno è la stagione perfetta in questo senso e sto attenta ad accogliere lezioni ed opportunità che ho facoltà di seguire oppure no, ripresentandomi alla prova. Passi, sono passi i nostri lungo il sentiero della vita. Ed in tutta verità è chiara adesso la urgente necessità di mollare la presa per volare. Libera, armoniosa, espansa, con onestà rifletto sul fatto che da tempo nel mio spazio sacro cerco di nutrire ed emanare essenze e profumi colorati che suonano e provo ad alimentare bellezza, bontà, gioia, luce, amorevolezza. La vivo per respirarla fuori, in luoghi, ambienti, relazioni, mestieri in cui sono. Con coraggio faccio scelte d'animo. E molte sono le anime compagne che trovo, incontro, mi accarezzano, toccate dalla mia energia. Vibrazioni, con vibrazioni, immensamente grata e fiera, orgogliosa di questo vivere ricco, variegato, felice, appagante, pacificante, che scelgo di far brillare. Senza consentire più a niente e a nessuno di oscurare, neanche a me. Ho voglia di sorridere, ballare, nonostante tutto, qui su questa amata terra che ancora una volta mi suggerisce e chiede pulizia. Ovunque. Il passaggio è energeticamente potente, lo percepite? È giunto il momento di tornare all'essere. Ed essere, scegliendo cosa fare, come vivere, con chi, abbandonando vecchi schemi di sicurezza per incentrarsi nell'essenziale, traballante. Cosa voglio? Di cosa ho bisogno? Cosa merito? Riconoscendosene il diritto e il potere. Solo io ho facoltà di far scintillare la mia fiamma liquida. In connessione alla volontà di vita. Solo io, solo tu. Trasmutare condizionamenti, legami tossici, separazioni e portare integrità, unità, manifestando il vero sé, da vivere ogni attimo con amore in ogni dove. Questo è il tempo e questo è lo spazio di saltare. Grazie per questa condivisione, Annalisa, e grazie a voi, Tomo Amici, per aver trascorso con noi un pezzetto di questa notte d'autunno. È il momento di salutarci ora, accompagnati ancora una volta dalle note di Alexander Nakarada. Buonanotte dalla vostra Apu.